Tre squadre in vetta alla classifica della A2 Girone Ovest, Ferentino, Scafati e Agropoli. Dopo il derby perso alla Pala di Concilio, Scafati si prepara alla nona giornata. Nona giornata che vedrà la formazione gialloblu impegnata in casa tra le mura amiche del Palamangano contro la NPC Rieti. Non sarà una partita facile per gli uomini di coach Perdichizzi, ma la voglia di riscatto dopo la debacle in terra cilentana è davvero forte. Siamo con Nicolas Crow, uno delle ali dello Scafati Basket, alla vigilia della nona giornata del campionato di A2 nel girone Ovest. La Givova Scafati attende la visita del Rieti, una squadra che è a metà classifica, ha 4 vittorie e 4 sconfitte. Ma quale insidia presenta questa sfida? Ma sicuramente noi in casa non possiamo lasciare passare nessuno, quindi veniamo da una sconfitta che ci ha toccato abbastanza, perché perdere un derby comunque sempre nel momento in cui eravamo soprattutto non è una cosa bella, assolutamente. Poi perderlo in quella maniera, dando 100 punti, sicuramente non è stata una figura che meritavano i nostri tifosi. Comunque vogliamo subito rifarci in casa con Rieti, che è un'ottima squadra, ha degli ottimi giocatori, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e mettere tutto in campo per portare a casa la vittoria. Quale insidia dal punto di vista tecnico? Quali sono gli atleti più pericolosi di Rieti, oltre ovviamente ai due americani, Pepper e Buckles? Sì, appunto, Pepper e Buckles sono due ottimi giocatori e hanno poi nelle playmaker parente anche molta iniziativa, molta creatività dal punto di vista del gioco. Lui crea per i compagni, è un ottimo giocatore. Felice Angeli anche sta giocando molto Nonostante bene, i suoi 42 anni, nonostante l'età. E sono una squadra con esperienza, che non hanno nulla da perdere, verranno qua, daranno il 110%. Noi dobbiamo aspettarci di tutto da tutti, quindi non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno e dovremo essere concentratissimi fin dal primo minuto. Come sta vivendo la squadra questa vigilia, soprattutto dal punto di vista del morale, dopo una sconfitta forse inopinata, soprattutto nel punteggio, come sottolineavi giustamente prima, contro Agropoli? Ma sicuramente la sconfitta di Agropoli ci ha fatto fare un po' di bagno di umiltà. Arrivavamo da delle ottime vittorie. Questo non vuol dire che non siamo più quella squadra che ha fatto quelle vittorie lì. Abbiamo fatto delle ottime partite e continuiamo a essere primi e dobbiamo dimostrarlo. Abbiamo degli obiettivi importanti noi che ci siamo prefissati quest'anno, quindi passano anche da queste partite sicuramente. Siamo carichi, stiamo facendo una settimana intensa. Prima venivamo da una settimana dove abbiamo giocato un'infrasettimanale, non è mai semplice. Abbiamo giocato in trasferta, due trasferte di fila, quindi non era semplicissimo, però non abbiamo scuse. Domenica in casa dobbiamo assolutamente portare a casa la vittoria. Dal punto di vista personale, infine, abbiamo visto una escalation nel corso delle settimane. Stai rendendo sempre di più, trovi più fiducia, ti senti meglio, hai anche intorno a te la fiducia del tecnico. Sì, assolutamente. Io ringrazio Giovanni, sono venuto qua per lui e venivo da un anno dove ho giocato poco, quindi la condizione fisica durante gli allenamenti, diciamo, ce l'avevo, ma poi è diverso allenarsi e giocare la partita. Quindi piano piano sto ritrovando la fiducia, la condizione tecnica e atletica che mi serve per competere ad alti livelli. E sicuramente ancora non mi sento al 100%, mi sento che posso dare di più, mi sento che posso dare molto di più. Domenica, per dirti, non ho tirato bene, comunque devo limitare ancora degli errori sicuramente, però ringrazio Giovanni per la fiducia, la squadra, stiamo andando bene, sono contento. Giovanni Perdichizzi, coach della Givova Scafati, siamo alla vigilia della nona giornata del campionato di A2. Al Palamangano arriverà la NPC Rieti. Che squadra è? Beh, sicuramente una squadra simile per certi aspetti alla Latina che abbiamo visto questa settimana, squadra che gioca a briglia sciolte, anche se in attacco è molto, molto organizzata, squadra che ha avuto un periodo estremamente positivo di 4 vittorie consecutive, poi adesso ne ha avuto 2 sconfitte di seguito, però è una squadra che sta facendo molto bene e che noi dobbiamo avere l'attenzione nell'affrontarla, così come abbiamo fatto fino adesso con tutti, sapendo che il raggiungimento di obiettivi importanti passa anche da queste partite. Dobbiamo essere pronti per
nuovamente a riprendere il discorso con la nostra difesa, che un po' è mancato ad Acropoli, voi per noi, voi anche per la bravura e per la gran partita che hanno giocato i giocatori di Acropoli, specialmente alcuni che venivano dalla panchina. E quindi dobbiamo fare tesoro di quelle situazioni, riprendere il discorso con la nostra aggressività in difesa, con le nostre regole e mettere due punti in classifica che ci consentono di rimanere sicuramente al primo posto anche per questa settimana. Invece gli atleti da tenere maggiormente d'occhio di Rieti? Bah, sicuramente Rieti basa molto sull'estro di Parente, che viene adattato nel ruolo di playmaker, e poi ha due americani continui come rendimento, che sono Pepper, grande tiratore da tre punti, giocatore di squadra, però giocatore che sa quando prendersi un tiro, e Buckles, che è un eccellente giocatore, specialmente rimbalzista offensivo incredibile, oltre che giocatore che ha nelle sue caratteristiche anche tiro da tre punti. Poi Mortellaro, che è un americano con passaporto italiano, nel ruolo di pivot, che dà sostanza e che quasi da solo fa reparto. Benedusi, che è un collante di tutte le situazioni offensive di Rieti. Poi dalla panchina Longobardi, è una ala piccola molto dinamica, che ha anche tiro da tre punti, e soprattutto vedrò con piacere nuovamente Picchio Feliciangeli, che ho avuto anche la possibilità di allenare a Brindisi quando ero a Brindisi. Abbiamo vinto assieme a lui un campionato di B1. Il fatto che giochi e giochi ancora a questo livello testimonia il fatto che Picchio è un ragazzo principalmente che pensa ad essere professionista. Il fatto di giocare a 41 anni, l'ho visto nei video e lo vedo giocare come faceva 7 anni, 8 anni fa con me, testimonia il fatto che si mantiene in perfetto equilibrio ed è uno su cui dobbiamo fare molto, molto attenzione, perché sta giocando molto bene a tiro da tre punti e questo può crearci problemi. Invece la squadra come si è allenata in settimana, soprattutto dopo la sconfitta subita ad Acropoli, che per certi versi un po' di amaro in bocca l'ha lasciato? Sconfitte in generale lasciano un po' di amare in bocca, però sappiamo anche che aiutano a crescere in un campionato in cui la prima non vince niente ma ricomincia di nuovo a giocare i playoff. Si passa anche da questi momenti di crescita. Venivamo da un periodo molto positivo, probabilmente sono sconfitte che, come dicono tanti, aiutano a crescere, a migliorarsi. Anche se lasciano la mare in bocca, perché si tratta di un derby e tutti tenevamo a vincerla, però anche rivedendo il video sono convinto che l'hanno decisa episodi che ci hanno visto questa volta non soccombere, ma più che altro non ci hanno dato vantaggio, anzi ci hanno danneggiato. Mi riferisco al tecnico fischiato a Josh Meio in quella situazione sul canestro da tre punti di Salto la Mazza, che di fatto hanno creato il break decisivo per Acropoli. A 5 minuti dalla fine è diventato difficile recuperare quella situazione. Sono fischi che sicuramente possono indirizzare una partita, così come è successo ad Acropoli, come anche alcune situazioni, un passo in contropiede fischiato a Meio con la possibilità di andare a più 5. Poi rivisto già in campo avevo avuto la sensazione, ma rivederlo al video mi ha fatto ancora più convincere che era una situazione completamente inesistente. Sono state piccole cose che hanno deciso la partita, senza togliere nulla ad Acropoli, però noi siamo una squadra. Ho spiegato anche ai miei che non possiamo vincere o perdere in base a episodi, ma dobbiamo cercare di indirizzare la partita prima e di non poter avere episodi che poi la determinano.